Ma l'indicazione è che siamo in crescita, abbiamo disputato due buone gare, nonostante anche appunto i problemi della settimana e vari acciacchi che abbiamo avuto e siamo comunque ancora in fase di costruzione. Oggi abbiamo resistito per tre quarti contro una squadra di prima categoria, una squadra con giocatori forti che in Serie A può dire la sua, quindi secondo me possiamo ritenerci soddisfatti a metà comunque perché abbiamo commesso comunque qualche errore che in futuro non dovremo commettere nei momenti in cui appunto siamo un po' in difficoltà, siamo un po' stanchi, quindi ovviamente è tutto di guadagnato, impariamo da queste lezioni e andiamo avanti. Certo, il bilancio è positivo, abbiamo ancora 3 settimane prima che inizi il campionato per appunto trovare questa chimica che comunque già stiamo trovando, secondo me siamo a buon punto, dobbiamo comunque cercare appunto di trovare un po' di continuità anche dal punto di vista degli allenamenti. Ci vorrà anche un po' di fortuna, speriamo di non avere magari altri acciacchi e continuiamo appunto con i prossimi tornei dove comunque sfideremo anche squadre del nostro campionato, avremo possibilità comunque di farci più un'idea di quello che sarà il nostro ruolo all'interno del campionato.